siamo pronti, il ritmo c'è, che cosa facciamo? Facciamo da mangiare per loro, quindi farò una zuppetta di verdure, solo esclusivamente verdure, quindi carboidrati, solo carboidrati. Come facciamo? Che cosa bisogna avere? Questo, un euro, pela patate, tanta buona volontà, poi un frullatore e un coltellino per tagliare due cosette, ci vuole poco. Allora, porro, già lavato, pulito, pronto, 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 coltello, se volete, o se potete farlo anche a pezzettoni, così, vado, metto qui, poi, olio, caro Giorgio Franci, olio, buono, e adesso, senza assolutamente far soffriggere niente, perché io sono piccoli, delicati, bisogna essere delicati anche noi nella cucina, quindi che facciamo? Mettiamo a un fuoco o a una potenza di induzione proprio leggera, ecco, a 5, piano piano, così, piano piano. Poi taglio il sedano, così, grossolano, tanto frulliamo tutto, qui, nella pentola, tutta la pentola. Ti piace Mario questo? Tu stai mangiando pane e pomodoro, anzi, fetta biscotta e pomodoro, poverino, perché il pane oggi c'era a casa. Ci siamo dimenticati, vabbè, ma non usiamo sempre. Vai, andiamo avanti. Carote, metto qua. Carote, poi patate. Patate ce la mettiamo, questi devono crescere, hanno bisogno di energia. Mettiamogli la patata. Vai. Allora. Sta occupato, occupato. Vado così, grossolanamente, così si cuociono prima. Vado così, vado. Poi, patate, così. Sentite che rumore leggero, non è soffritto questo, eh? Tutto grossolano, perché? Poi tanto usiamo il frullatore che ci dà una mano. Allora, l'unica cosa che ho già cotto sono gli spinaci, non so congelati, belli, questi non si trovano così congelati, scottati, già scottati, quindi li metteremo all'ultimo, perché non dobbiamo stracuocere le verdure in foglia. Adesso, appena appena così, giriamo, appena che, ecco, si insaporiscono con un po' dell'olio, tutto quanto, giriamo. Ma questa che cosa vuole essere? Acqua, vado. Vuole essere una base per poi integrarla, perché noi possiamo dare soltanto carboidrati a sto ragazzino, no? Un po' di proteine bisogna metterlo, se non sono pesce, carne, un po' di formaggio, quello che sia. Quindi è la basetta che ci teniamo da parte. Adesso vai, cuoci, cuoci, cuoci. Guardate qua, la patata ha ceduto alla carota, guardate, cotta, cotta, perfetto. Vedete? Ha lasciato anche un po' di amido. Adesso metto i spinaci in questo momento. Buono, sta calmo. È requieto oggi, ragazzo. È requieto, è requieto. Vado così. Poi, frullatore. E frullo tutto. Eccola qui, poi vedete la densità? Se la volete un po' più meno densa, aggiungete un po' di acqua, non ci vuole niente, no? Poi adesso un po' per Mario per assaggio, metto un po' di parmigiano o un po' di ricotta, se vi piace la ricotta, un goccio d'olio, quello buono. A ste creature che fanno, gli dai l'olio buono? Per forza. Giriamo così, bella, che bontà che è. Concentrato di verdure e questo lasciamo qui, questa è fredda. Poi che faccio io? Neutro, senza niente, mi faccio i ghiaccioli, non di acqua per il cocktail, ma per lui durante la settimana. Riempio qui, bene bene, lascio freddare, raffreddare a temperatura ambiente e poi li metto nel congelatore. Avete capito? Che mi tocca fare? Pure per il ragazzino bisogna cucinare. Mario, siamo pronti? Pronti? Oh, guarda qua. Namo? Namo? Come fa la linguetta? Vai. Com'è? Caldo? A posto di? Un po' caldino ancora. Proviamo? È andata pure bene questa volta. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando. Cavoli, cresce bene. Un bacio da Casa Mariola. E da Mariuccio.
Quanto è buona pappetta di Mariuccio, mamma mia, che spettacolo!